Ciao a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, guardate, vi sto portando a This is Wonderland. Ora vi spiego subito perché, ma perché prima di iniziare ricordate come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fare tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, 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 ora vi faccio vedere bene cos'è questo This is Wonderland. This is Wonderland è un parco di 35.000 metri quadrati pieno di queste luminarie che state vedendo. Si inizia da questo percorso che è come l'inizio della favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché questo parco è a tema di Alice nel Paese delle Meraviglie, come potete vedere da queste installazioni luminose. Quindi si inizia da questo percorso entrando nel paese di Alice nel Paese delle Meraviglie come la favola, e quindi queste ci sono tutte queste illuminarie, vedete, questa è la parte numero 2 dove ci stanno, vedete le chiavi con le serrature, che da gigante man mano diventa sempre più piccola, e qua te fai la foto, prima è una cosa grande, poi fino a essere piccola piccola, stretta stretta. Ragazzi guardate, perché più che altro questo parco è fatto dove te puoi fare un botto di foto, cioè te puoi riempire il telefono, che foto te puoi riempire. Infatti guardate raga, guardate quanto è enorme, e poi tutto pieno di luminarie, tutta roba bella bella, proprio grande. Guardate sti fiori enormi ragazzi, guardate quanto so fighi ragazzi. Poi ci sono queste farfalle dove tu te metti dentro e te metti la faccia e fai la foto, cacca, testa una farfalla. E così poi andiamo, continuiamo questo giro dove ci stanno i lumaconi e sti così che non ricordo il nome. Ragazzi scrivete nei commenti come si chiamano, perché io non mi ricordo. Questa invece è la parte dove la favola, dove sta il dodo, dove ragazzi vedete il dodo, il topolino e Alice che diventa gigante nella tazza, se non sbaglio dovrebbe essere Alice che diventa gigante nella tazza, credo sia questa. E qua tutti a fare la foto con sta gigante di Alice, per poi andare nella zona del cappellaio matto. Ragazzi guardate la zona del cappellaio matto, guardate il cappellaio matto, più che altro guardate quanto è figo. È l'ora del tè, e quindi inizia l'ora del tè con tutta sta tavola imbandita, ma andiamo per ordine. Guardate, ci sono tutti i tazzoni, la torta, le tazzine e il trono, le sedie, la sedia del cappellaio matto, e questa è tutta la tavola imbandita così per farsi foto. Guardate quant'è gigante raga, enorme, e guardate e vi fate il tè, vi sedete sopra alle sedie e vi potete fare il tè, vi fate, quindi è l'ora del tè, e perché giustamente ve lo dice il cappellaio matto. E quindi ragazzi guardate più che altro quanta gente che ci sta, e questa è la visione invece dall'alto della zona del cappellaio matto con il coniglio, vedi, è l'ora del tè e siamo in ritardo, questo è sempre quello che corre e dice siamo in ritardo, tardi. E quindi ragazzi continuiamo questo percorso andando invece nella zona dei, dovrebbero essere, questa è la zona dei fiori, i fiori giganti credo sia, non ricordo bene ragazzi, se c'è qualche esperto di Alice nel Paese delle Meraviglie che sta guardando il video, commentasselo, perché questa se non sbaglio deve essere la zona con i fiori giganti, e credo di sì perché qua è pieno dei fiori giganti, credo che ci sia nella favola. Vabbè, comunque fatto sta che qua stanno i fiori giganti e anche le comparse. Ragazzi avevo dimenticato anche di dirvi che è pieno anche di comparse, come queste due fanciulle che fanno la parte delle farfalle, le farfallone, e sì, ci sono anche le comparse, sempre a tema rispetto alla zona dove state, diciamo. E quindi c'erano anche le comparse vestite da coniglio, in questo caso da farfalle come avete visto, e poi ci sono anche le comparse da guardie, ma non vi spoilerò niente tra poco, perché qua ragazzi siamo nella zona del brucaliffo. Raga,
Ma il brucaliffo quanto è figo, raga. Ma il vero brucaliffo so io. Io sono il brucaliffo. Sì, quindi dopo questa scena così andiamo nella zona della regina, nel castello della regina, che poi questo più che altro sarebbe tipo un labirinto, ragazzi. Mo vedo di farvelo vedere dall'alto. Guardate le carte giganti che vanno a formare questo labirinto. Vanno a formare questo labirinto dove tu dovrai vedere. Guardate, raga, è enorme, ragazzi, è enorme. Guardate dall'alto questo labirinto. Fatto tutto con queste carte sempre illuminate, così vedete, gira così e ti fai, ci si fa le foto. Questo è il parco, è il parco delle foto, raga, il parco delle foto, perché tu vai nel labirinto, entri da una parte, perché poi devi uscire dall'altra parte, dall'altro lato, e ritornare indietro. Quindi ci stanno alcune parti dove tu dici, ma da qua non si esce. Poi infatti questo è un labirinto gigantesco, però alla fine si può uscire. Guardate, si esce, e all'uscita ci stanno le guardie della regina, ragazzi. Guardate, però sono fatte pure bene, ragazzi, cioè, voglio dire, sono fatte pure bene, ragazzi. Guardate, queste sono le picche, i cuori, credo siano i cuori. E quindi andiamo nella parte invece del laghetto, perché poi ci sta pure il laghetto con la cascata, ragazzi. Ci sta il laghetto con la cascata, quanto è figa. E per poi andare in mezzo, continuare il percorso, tutti protetti, ovviamente protetti dalle guardie della regina. Guardate lì che stanno lì a proteggerci da nessuno, insomma. Vabbè, comunque ci stanno queste guardie della regina. Guardate quanto sono fighi, cioè, è proprio fatto pure bene, sono fatti, ragazzi, devo dire, sono fatti bene, ragazzi. Quindi invece, andando avanti nel percorso, andiamo a vedere la regina. Mo tra poco appare la regina. Quindi, ragazzi, mi raccomando, venite qui al parco This is Wonderland per vedere il castello della regina, ragazzi. Guardate quanto è figo. Qua ci sta il castello della regina con tutta la scacchiera, con la scacchiera gigante illuminata, ragazzi. È fighissimo, è figo, ragazzi, fai pieno di foto. E lui, come vedete, avete visto, ci sono anche gli altri comparse. Questa è un'altra comparsa, come ho detto, pieno di comparse vestite a tema della zona in cui si trovano. E lei e sua maestà, la regina di cuori. Inchiniamoci tutti, ragazzi. Ragazzi, scrivete nei commenti: mi inchino alla regina di cuori. Quindi qua invece è il castello della regina di cuori con il trono, dove, ragazzi, se vi andate, vi fate la foto, vi dovete buttare, però, ragazzi, se no la foto non va a fare. È pieno di gente, come potete vedere, è pienissimo di gente, quindi vi dovete buttare in mezzo a spallate per fare foto, ma la fate con un po' di buona volontà. Tanto qua ci stanno pure i fenicotteri, che pure loro vi dicono di iscriverti al canale. Guardate che lo dice, io stavo un po' a dire fenicotteri, iscriviti al canale, e per poi andare a continuare il percorso nell'ultima parte, credo sia l'ultima parte degli specchi, che sarebbe, si chiama, se non sbaglio, sogno o realtà. E questa è la parte degli specchi, con tutti gli specchi deformati. Ogni specchio ha il suo effetto. Ci sta lo specchio che ti rende più grosso, lo specchio che ti rende storto, lo specchio che ti rende più magro, che ti rende più alto. Questo invece è un lampadario tutto bello brilluccicoso, e a tema così, tutto bello brilluccicoso e lampadario. E quindi questa invece è la cascata, come ho detto prima. Ci sta la zona del laghetto con la cascata illuminata, e questa è la cascata illuminata. Ma questi invece sono io, ragazzi, che vi faccio vedere a uno specchio deformato come esco, ragazzi. Guardate come si esce. Questo è uno dei tanti specchi deformati. Poi invece siamo nella parte numero 13, Wonderland Show. E infatti, ragazzi, questa è l'ultima
è l'ultimo step, perché ci stanno proprio gli spettacoli, cioè proprio lo spettacolo, ragazzi. Qua sempre le luminarie con i fiori e i due tizi dietro che non continuo a non ricordare come si chiamano. Vabbè, ragazzi, scrivetelo voi nei commenti, scrivete voi nei commenti come si chiamano quei due tizi. Io non, ragazzi, non mi ricordo. E che buono. Questo invece, come ho detto, è la parte dove ci stanno gli spettacoli. Qua invece ci stanno il cappello con l'altalena, ragazzi, il cappello con l'altalena, guardate, è tutto la parte finale con alcuni cappelli, alcune cornici dove sempre vi mettete in mezzo e vi fate la foto. E questo invece, come ho detto, è lo spettacolo che vi fanno. Ragazzi, come avete visto, questo è lo spettacolo e qua invece finiamo andando via da questo meraviglioso parco, perché poi è vero, mio sero, ti anche dimenticato che qua ci stanno pure e zone key snack, raga, qua ci stanno pure i bar, dovete poi bere via da mangiare, da bere, un botto di roba che ci sta sia all'inizio e sia anche qui alla fine del parco. E ci sta pure quelli che fanno da mangiare pizza e bevande. E vabbè, ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao carino!